Il vissuto motorio. Se vuoi intraprendere un viaggio, ad esempio se vuoi andare a Roma, una cosa è partire da Bolzano, una cosa altrettanto differente invece sarebbe partire da Firenze. Il percorso e le ore di tempo che ci vogliono per raggiungere la meta sono completamente differenti. Nel momento in cui decidi di intraprendere un viaggio, in questo caso legato al tuo benessere, quindi decidi di porti un obiettivo per stare meglio, qualsiasi sia, è fondamentale che tu sia consapevole del punto di partenza, cioè del tuo vissuto motorio. Il rischio maggiore è quello di iniziare a intraprendere un percorso, quindi un programma di allenamento, che sia di un livello troppo avanzato in relazione al tuo vissuto motorio, cioè al tuo attuale livello di allenamento. Il primo rischio è quello di non ottenere risultati, perché ovviamente non saresti in grado di sopportare l'allenamento, quindi non riusciresti ad allenarti con la giusta intensità. Di conseguenza, il risultato è che fatichi 100 e ottieni 10. Questo ovviamente è estremamente demotivante, quindi il rischio è quello poi di demotivarti e iniziare a pensare che quel allenamento non porta risultati, oppure che tu non sei in grado di poter raggiungere l'obiettivo che ti sei posto. Ok, sappi che la colpa non è tua, cioè è assolutamente normale. Molto probabilmente quello che stai facendo non è adatto al tuo livello di allenamento. Quindi quando inizi un percorso, devi sicuramente porti un obiettivo, ma devi essere anche consapevole del punto di partenza, cioè analizzare il tuo livello di allenamento. Se fino a ieri semplicemente hai camminato un paio di volte alla settimana per 30 minuti, non puoi pretendere di iniziare a correre tutti i giorni per 10 km. Sarebbe assurdo e soprattutto sarebbe anche dannoso. Quindi fai le cose sempre in modo graduale e progressivo, settimana dopo settimana, mese dopo mese, allenamento dopo allenamento, fino a raggiungere il tuo obiettivo.